città che deve ritrovare in se stessa, anche attraverso il piano strategico, le energie migliori per tradurre il suo importantissimo passato in concrete prospettive di uno sviluppo futuro che sia autopropulsivo e quindi endogeno. E ancora, quel luogo entro cui tu puoi trovare non ciò che è desueto, scomodo, sorpassato, ma neanche le insidie di alcune attrazioni che invece sono lesive, ma un luogo dove la giusta misura trionfa ancora. Con le sue peculiarità, Atri poi incarna perfettamente il laboratorio tipo dove mettere in atto programmi di governance tra ecologia ed economia. Se voi vi girate un mosaico naturale di pezzettini di terra, e quella è la nostra risorsa, sono il campo di Medica, il campo di Sorgo, il campo di Gran Turco, il campo di Sulla. Il distretto turistico locale di Atri vuole essere un sistema di relazioni, un network operativo tra soggetti pubblici e privati. Non c'è stata mai occasione di avere rapporti con altri commercianti, con altre associazioni, con altre realtà. Atri dovrà caratterizzarsi come città aperta e accogliente, capace di premiare rapporti sociali durevoli e significativi. E anche per rendere più partecipi i soggetti, le persone del luogo, di quello che si sta progettando, no? Per il benessere di questo posto.